Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi siamo qua con un nuovo Scopriamo per scoprire insieme Exoplanet First Contact, un RPG action attualmente in early access, quindi ancora in pieno sviluppo, che tuttavia sembra poter nascondere un enorme potenziale. Io spero che la giornata di oggi ci permetta di intravedere, di scorgere questo potenziale, per cui partiamo e vediamo cosa ci attende oggi. Allora, dunque, siamo stati proiettati subito nel vivo della situazione senza grandi preamboli, per cui io ho letto una cosina mentre caricava sulla storia e praticamente la storia è la seguente, ovvero noi siamo una sorta di mercenario guardia a pagamento che è stata ingaggiata da un gruppo di scienziati per condurli in una spedizione su un pianeta estraneo. Durante il viaggio lui è stato buttato fuori dalla navetta spaziale e lasciato a morire, per qualche arcano motivo è sopravvissuto e si è risvegliato in un deserto, per cui noi partiamo da qui. Io pensavo appunto che quella schermata di caricamento fosse inutile, invece forse avrei fatto meglio a farvela vedere. Comunque sia, allora posso premere Q per analizzare ciò che mi circonda. Ok, quindi c'è una sorta di radar. Dunque sembriamo usciti da Red Dead, a dir la verità. E per aprire la cassa, ok, prendiamoci tutto. Vabbè, già che abbiamo trovato una pistola non mi dispiace affatto. Ok, quindi c'è anche un sistema di crafting. C'è altro che si può prendere? Sembra di no. Tanto giocare a un RPG col mouse e tastiera è un'esperienza mistica per me. Dunque, con V si cambia la telecamera. Aha. Beh, io direi up and down buttons. Ah, ecco, ok. Vabbè, a me sembra buona anche questa. Allora, io direi, prima di tutto, inventario. Ah, ecco, perfetto. Sono un cretino, perché ho messo praticamente quello che possedevo dentro la cassa, invece di prendere dalla cassa quello che ci serviva. Per cui, infatti, sono veramente un genio. Q! Ok. Scusate, c'ho... Il momento del cretino capita a tutti ogni tanto. Qua non c'è assolutamente niente, per cui parte là. Inventario, si diceva. Equipaggiamo la pistola. Questo penso e spero siano già equipaggiati, per cui... Bene, ok. Direi che questa visuale non è forse la migliore che potessi scegliere. Ecco, facciamo una cosa sulla spalla piuttosto che sulla capoccia proprio. Sembra una pistola a pallini più che un... che una pistola vera e propria, ma... Poco importa. Vabbè. Una strana carcassa. Devo dire che ci sono alcuni aspetti che mi piacciono molto del gioco, altri che mi piacciono un po' meno, del tipo... atmosfera, musiche e premessa piuttosto intrigante. Realizzazione tecnica non mi esalta granché. Sono curioso più che altro di vedere la profondità rulistica, che poi, insomma, trattandosi di un action RPG, teoricamente dovrebbe essere l'aspetto più importante. Se poi lisciamo pure con quei pochi proiettili che ci abbiamo. Ok, 5 proiettili per farne fuori uno che non morirà mai e poi mai. Per cui vediamo un attimino alternative. Se io lo mettessi qua, bene. Anche perché la domanda è, ma una volta che io ho finito... Che ho finito i proiettili, vado avanti a coltellate, no? Vediamo il combattimento corpo a corpo. Muori? Perché non sta morendo? Non gli sto facendo una mazza. Vabbè, direi che forse è il caso di correre, sì. Via, verso l'infinito. Non ne sapevo niente.
Oh, gente con cui interagire, vediamo. Salve. Dunque, dove sei stato? Dammi la password e prendi il tuo dannato pacco. Ho cose da fare. Non credo ce l'abbia con noi. Ce l'ha scambiato per qualcun altro, temo. Quindi, quale password? Oppure, mi sono imbattuto in qualche problema venendo qui e non hanno parlato di password. Ne sono sicuro. Dov'è il pacchetto? 3, dove sono? Che posto è questo? E chi sei tu? Io direi 2. Non hanno parlato di password. Bel tentativo. Vuoi anche dirmi che cercheresti di uscire di prigione facendo finta di star male? Vattene via. Bene. Fa piacere. Vabbè, Pente dice che non ce l'ha con noi e che è felice di aver conosciuto qualcuno dopo dozzine di giorni nel deserto. E dunque si chiama Zaccaria Wilson, po possiamo chiamarlo Zack, ed è un cacciatore di taglie. Bene, fa piacere per te, Zack. Quindi non sembri di qui, vero? Non sei neanche abbronzato o cose del genere. Non posso dire di esserlo, ma importa qualcosa, non veramente. Ma non ne parlerei se fossi in te. Fidati, le persone, gli stranieri qui non sono i benvenuti. Perché non mi dice qualcosa di te? E che gli dobbiamo dire a questo? Jack Sharp, oppure John Smith, facciamo finta di niente. Vabbè, facciamo le persone oneste, diciamo di chi siamo. Space Trader, quindi un commerciante spaziale al suo servizio. Dice, quindi vuol dire che hai una navetta qui intorno, vero? Dunque, la direzione da cui vieni è un vicolo cieco. L'unica strada. Dunque, l'unico modo in cui, insomma, puoi essere arrivato è volando. Dunque, la mia navetta è stata compromessa e io sono stato lanciato qui, nel deserto. Le cose si fanno interessanti. Come è successo? Mi hanno lanciato fuori dal boccaporto. Raccontagli da tutta la storia. Questa è una storia per qualche altra volta. Adesso riesco solo a pensare a ciò che dovrei fare. Ecco, poi ne parliamo. Dovresti essere felice di essere vivo. E se io avessi provato a compromettere la tua nave, io farei in modo di non lasciare vivo nessuno che possa essere un testimone. Vabbè, in pratica stanno parlando del fatto che a Jack servono delle informazioni. Io vorrei andarmene. Posso andarmene? Arrivederci, abbiamo parlato abbastanza. Zack ci ha chiesto che se vediamo una certa mole di portarla da lui. Vabbè, sarà fatto. Come faccio a portarla da te? Ah, ecco un animale. Vabbè, praticamente dobbiamo semplicemente dirle di andare da Zack. Detta proprio semplicemente. Va bene, caro Zack. È stata una lunga chiacchierata. Vedrò cosa posso fare. Ciao. Dunque. Apriamo il contenitore. L'abbiamo trovato. Acqua e proiettili. Poi. Questo è uguale. Prendiamo tutto. Prendiamo tutto. Stiamo derubando. Oh, possiamo anche. Io vorrei riposarmi come stavo facendo prima. E per sedersi. Ma perché? Non si siede, non. Oh. Dunque, T per far scorrere il tempo e penso quindi curarci. Aspetta fino alla mattina. Ah, si è bloccato secco. Vabbè, sta tipo in trance.
Con quello che fa la guardia. Mamma mia. Una scena leggermente angosciante. Allora, e per lasciare il campo. Arrivederci. A me non mi pare la mattina. Comunque, inventario. Equipaggiamo. Io farei così. Ecco, almeno evitiamo. E il medikit usiamolo. E per il resto io andrei avanti armato di pistola perché sennò. Fermi tutti, fermi tutti. Mi sembrava. Oh, il fischietto abbiamo trovato. Io non so dove andare. Dunque, il level design non è che faccia credere al miracolo, detta sinceramente con una certa sincerità di fondo. Avrebbe del potenziale in teoria, però bisogna veramente vedere se e come lavoreranno sulla storia, se e come lavoreranno sull'interazione. Perché, cioè, parliamoci chiaro, c'è talmente tanta concorrenza in questo particolare ambito che o riesci a eccellere o non è che hai grandissime speranze di futuro. O quantomeno eccellere in qualcosa. Poi può essere un po' di tutto, può essere la narrazione, può essere il combattimento, può essere l'interazione. Io ricordo un ottimo gioco ai miei occhi che aveva tantissimi difetti, che è Alpha Protocol, uno degli RPG più belli che abbia giocato, uno degli action RPG più belli che abbia mai giocato e oggettivamente era strapieno di problemi, però aveva un sistema di interazione talmente profondo che ti faceva poi passare in secondo piano tanti difetti, cosa che mi auguro accada anche qua. Aiuto! Che appunto passi la grafica rivedibile, passi il sistema di interazione rivedibile, però qualcosa ve dovete inventare perché sennò diventa problematico emergere. Ha trovato una destinazione. Potrebbe essere la storia qua, però ci devono mettere un po' di sequenze, ci devono mettere. Cioè, ci manca veramente tanto. Però ripeto, trattandosi di un early access, comincia a fare veramente caldo, ma è meglio tornare indietro. Perché? Adesso che cominciano ad esserci cadaveri e cose interessanti che si potrebbero lottare con violenza. No, sto risentendo del caldo. Ma perché? Niente, ho sbagliato ste, vabbè. Morto secco. Load game. Yes. Non ho salvataggi. Bene. E cavolo. Cavolo, cavolo, cavolo. Io pensavo che ci fosse una sorta di checkpoint automatico. Invece, così non è stato. Vabbè, io sulla mia triste morte direi che ci potremmo anche fermare qua per il momento. Vi lascio, come sempre, il sondaggio in alto a destra per farmi sapere se volete vedere altri di questo gioco oppure no. E ad ogni modo vi segnalo che, come sempre, trovate in descrizione il link alla pagina Steam del gioco, così che possiate provare il prodotto voi stessi, qualora lo vogliate. Detto ciò, ragazzi, niente, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Exoplanet First Contact. Io ripeto, la premessa è buona, però chiaramente dovranno lavorarci tanto, tanto, tanto per fare in modo che il gioco possa in qualche modo emergere dalla quantità impressionante di RPG che ci sono adesso sul mercato. Detto ciò, io vi ringrazio come sempre per avermi seguito e vi do appuntamento alla prossima. Ciao, ragazzi.